aprobarte invite a la ministra de nuevo. Me gustaría agradecer especialmente el jurado a la Cámara de Comercio e Industria Italiana en España y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Intanto sono onorato di questo premio che evidentemente celebra quella che è una collaborazione tra i paesi Italia e Spagna in quanto viene deciso dalle rispettive Camere di Commercio Empresariali. E per quanto riguarda la nostra presenza in Spagna, sono più di 2 settimane che stiamo operando, i dati iniziali ci dicono che c'è una buona risposta, c'è molta attrattività del brand Frecciarossa, c'è molta voglia di viaggiare con il nostro treno e quindi direi che siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi. La Spagna è l'ultima tappa di un percorso che si sta realizzando e che vede Ferrovie essere protagonista sulla scena europea in quanto siamo presenti in tutti i mercati dove c'è l'alta velocità, in tutti i paesi dove oggi esiste l'alta velocità. In prospettiva anche noi ambiamo a poter collegare la Spagna con la Francia attraverso Barcellona verso Parigi. Ci si sta lavorando perché questo possa accadere auspicabilmente entro la fine del 2024. Per quanto riguarda il mondo delle infrastrutture, stiamo realizzando un piano di investimenti molto ambizioso che ovviamente beneficia in prima battuta del PNRR che prevede 25 miliardi assegnati al nostro gruppo, in particolar modo a Rete Ferroviaria Italiana. Abbiamo dovuto fronteggiare delle criticità legate all'aumento dei prezzi dell'energia ma soprattutto dei materiali che si sono riverberati sui costi di realizzazione delle opere. Su questo il governo ci è venuto incontro attraverso il decreto aiuti e quindi siamo ripartiti lanciando le gare come da programma. In aggiunta a questo vorrei sottolineare che noi abbiamo un piano da 190 miliardi di euro, è un piano che dopo 10 anni porterà la nostra infrastruttura ferroviaria ad aumentare la propria capacità di trasporto del 20%. E questo è estremamente importante non solo per i passeggeri ma anche per le merci.